Altra quotidianità difficile è quella del rione Traiano, dove c'è un allarme che riguarda camorre e case popolari. Da qui, da questo quartiere, ha cominciato il suo lavoro il comitato d'inchiesta del comune di Napoli. Luigi Carboni. A gennaio 96 arresti, le piazze di spaccio del clan Puccinelli Petrone smantellate, poi 4 mesi di blitz e sequestri nell'intero rione Traiano, ma la capacità di rigenerazione dei clan è allarmante. Anche grazie all'occupazione abusiva di case popolari e scantinati utilizzati come luoghi di spaccio e deposito di armi. Una ferita aperta da anni sulla quale indaga la procura antimafia partenopea. La polizia municipale ha chiesto la documentazione sugli alloggi al servizio patrimonio del comune per stabilire chi fossero gli originari assegnatari delle case sotto esame. Uno screening che sta compiendo anche il comitato d'inchiesta su illegalità, corruzione e criminalità, i cui rappresentanti negli scorsi giorni hanno incontrato cittadini, parroci e oggi anche i rappresentanti di alcune associazioni in campo per la legalità. I clan, le famiglie stanno cacciando da questo quartiere le famiglie per bene, le ultime rimaste, e stanno occupando anche militarmente l'intera area. In questo territorio non comanda lo Stato, in questo territorio comanda la criminalità.